Forse non tutti sanno che gli pneumatici invernali non vanno bene solo sulla neve. Per scoprirlo siamo andati sul passo dello Stelvio, dove abbiamo avuto modo di capire che serve sempre avere la gomma giusta per ogni evenienza. Gli pneumatici invernali si rivelano superiori agli estivi quando la temperatura scende sotto i 7 gradi. Lo abbiamo notato con due Alfa Romeo Mito su un tratto stradale misto che mostrava un'alternanza tra asfalto bagnato e leggermente innevato. L'esemplare che montava gomme Winter aveva una direzionalità eccellente, mentre quello equipaggiato con pneumatici estivi ha avuto parecchi problemi di aderenza. La trazione conta poco se non si hanno le coperture giuste. Una Jaguar XF a trazione posteriore, infatti, se l'è cavata egregiamente anche sulla neve con gli pneumatici invernali, mentre una Sport Utility come la Toyota RAV4 a trazione integrale, dotata di gomme Summer, si è rivelata meno rassicurante nelle curve, nonostante la presenza delle quattro ruote motrici. Durante una prova di frenata effettuata con delle Alfa Romeo 159, l'esemplare dotato di queste coperture ibride si è arrestato ad una distanza superiore del 110% rispetto allo stesso veicolo equipaggiato con gomme invernali. Un altro consiglio è quello di montare pneumatici invernali su entrambi gli assi, nonostante secondo la legge sia sufficiente montarne due sulle ruote motrici.